A mezzanotte non avevo sfogliato la mia dispensa di anatomia. Non mi ero mosso. Ero pietrificato nella posizione in cui mi trovavo quando mio padre mi aveva accarezzato la testa per augurarmi la buonanotte. Adesso non ero nulla. Ero corpo e basta. Un contenitore di paure. Mio padre si chiamava Vincenzo, era un ferroviere in pensione. Mia madre invece era casalinga, si chiamava Eresvida. Mio fratello si chiamava Giulio e voleva sempre giocare, giocare, giocare a guardie e ladri con me. Il mio nome sarebbe risuonato per sempre, evocando terrore e morte. Sarebbe entrato nel linguaggio comune come carta, pane, latte. C'è chi mi chiamava il turco e chi mi chiamava il truce, ma il mio nome è Franco Percoco e questa è la mia storia.